Benvenuti a questo nuovo incontro di giornalismo 3.0 e pensiero critico. Quest'oggi parleremo di temi quanto mai attuali con due personaggi d'eccezione, il signor Giuliano Rotondi e il signor Roberto Lorenzetti. Gli argomenti che affronteremo quest'oggi sono innanzitutto potere, politica, finanza, lobby e soprattutto mafie. Volete dire qualcosa per presentarvi? Per presentarci, noi ci siamo già incontrati qualche settimana fa. Voi sapete, io sono direttore dell'Archivio di Stato, non sono un giornalista. Stasera ci vorrei vedere davvero un giornalista professionista a cui chiedere un sacco di cose. Io sono venuto oggi soprattutto per una grossa curiosità di sentire voi come vivete i problemi che poi avete posto, che sono problemi assolutamente cruciali. Qualcosa potrò dirvi, non tanto per il mestiere che faccio, un'altra vita che è terminata qualche anno fa, mi sono occupato, ho frequentato un po' la politica, in un'altra vita ancora più lontana sono stato studente e ho anche studiato un po' i problemi dell'informazione. Pensate che nel 1975 io partecipai alla prima inchiesta in Italia sull'informazione privata. C'erano 8 radio private in Italia e 2 televisioni private, quindi un mondo che iniziava, insomma, e fu una cosa decisamente avvincente e per certi versi poi bizzarra, insomma. Quindi io non avrò tantissime cose da dire, è bello che dialoghiamo, perché su temi come questi poi purtroppo non ci sono, non vi fidate mai quando qualcuno dirà è così. I temi che avete posti sono estremamente complessi e non c'è una risposta certa. La risposta va cercata dentro ognuno di noi, rispetto alle proprie sensibilità, rispetto al modo come ognuno, come cittadino, si attrezza davanti ai temi della libertà di informazione e così via. Quindi ci sentiamo tra un po'. Sì, invece io non sono il direttore dell'Archivio di Stato, questo è importante. E invece faccio giornalista a tempo pieno, con tutto quello che comporta. Ma una curiosità credo che va detta. Io sono rimasto quando mi avete inviato quella serie di argomenti, perché credo che ognuno di questi sia meritevole di un convegno. Infatti ne parlavo proprio con il direttore. Convegni che non si faranno mai, peraltro, perché sono così proprio specifici, per cui, e sono anche scottanti. Noi siamo abituati, questa purtroppo è diventata la Repubblica delle Banane, e noi siamo arrivati massimo a fare giornalismo, due punti, quale futuro? Cioè, e finisce là. Invece mi piacerebbe proprio rispondere a queste domande, anche perché complimenti a chi le ha formulate. Così cominciamo. Allora, procediamo con la prima diapositiva. Allora, nomine politiche Rai, TV commerciali, TV on demand, Sky. Ed è questa la domanda che vogliamo farvi. Qual è la libertà dell'informazione, ovvero la libertà di informazione al giorno d'oggi è davvero possibile? Sicuramente è un obiettivo. Certo, viviamo in un paese che, insomma, naviga tra il 60esimo e il 58esimo posto nel mondo come libertà di informazione. Insomma, siamo preceduti da paesi come la Bosnia-Herzegovina, come l'Uganda, come Malta. Quando poi noi rappresentiamo, siamo una delle 8 potenze mondiali. Ai primi posti di questa classifica che fa un'organizzazione francese, quindi insomma in base a determinati parametri più o meno oggettivi, insomma ci sono i paesi del nord Europa, c'è cioè la Finlandia, la Norvegia, c'è cioè poi l'Olanda, insomma. Noi qualche problema ce l'abbiamo. Non c'è dubbio, insomma, che abbiamo un problema. Siamo per esempio il paese dove c'è il maggior indice di persecuzione verso i giornalisti. Cioè,
cioè sono il maggior numero di persecuzioni, nel senso di giornalisti che vengono minacciati, che quindi devono girare sotto scorta, che credetemi non è sempre una roba piacevole. Io mi accorsi la prima volta no, di quanto possa essere pesante questa situazione di andare sotto scorta una volta in una manifestazione dove incontrai Maurizio Costanzo. C'era Maurizio Costanzo e che non, io non, però non lo si vedeva perché girava, era attorniato dalla sua scorta, lui è basso, partecipava a un dibattito e lui girava sempre in questo modo. Non è piacevole avere la scorta, non è bello, insomma, perché era stato minacciato di morte, insomma. Ora, Maurizio Costanzo è un personaggio estremamente famoso, ma quanti ci sono di giornalisti che vengono minacciati? Voi avete rimesso dai temi, rapporti, informazione-mafia, se l'informazione, la mafia controlla l'informazione. La mafia non ha, dicevo ieri a loro, non ha interesse a controllare informazioni, la mafia non vuole proprio che si parli di se stessa, insomma, quindi interviene quando c'è qualche giornalista che va al di là delle righe e lo minaccia, e essere minacciati dalla mafia non è proprio una mafia, camorra, 'ndrangheta, non è proprio una cosa molto, molto piacevole, però sentiamo il giornalista su questo. Libertà di informazione, insomma, è un'utopia. Noi abbiamo tre problemi in Italia in merito alla libertà di informazione. Il giornalista innanzitutto è sottoposto a un ordine dei giornalisti. Siamo noi la Turchia, sì, al mondo, quindi è un primato straordinario. Quindi quando abbiamo una legge del 1963 siglata da Aldo Moro, le riforme le stiamo facendo tutte tranne quelle degli enti ordinistici come quello dei giornalisti, punto primo. Punto secondo, la magistratura, il limite. La magistratura dovrebbe assicurare la libertà di stampa, oggi assicura il silenzio stampa. Terzo, la mafia direi che è l'ultimo dei problemi, perché la mafia vuole che non si parli, ma fa questo attraverso i comitati d'affari, attraverso i colletti bianchi, lo fa oggi con i nipoti dei grandi mafiosi che studiano a Bocconi e che sono in banca, che sono all'interno della grande finanza, così si limita. Che la grande finanza è quello che è quella che permette oggi che esista ancora una legge che foraggia ai grandi gruppi editoriali i soldi dei contribuenti. Ditemi voi se si può parlare di libertà di informazione in Italia. Considerando anche un fatto, cioè un articolo della nostra Costituzione, che è l'articolo 21, che è uno di quegli articoli che non va interpretato, è di una semplicità unica, cioè la Repubblica Italiana garantisce la libertà di informazione, il diritto di esprimersi per chiunque, punto. Dopodiché invece non è possibile, perché se uno di noi domani mattina vuole aprire un giornale non può farlo perché c'è l'ordine dei giornalisti. Esatto, cioè rischia denuncia per l'esercizio abusivo della professione, insomma, questa è una delle tante contraddizioni, insomma, che andrebbe rimossa. Allora, le ascese, qui facciamo due esempi, come ad esempio Silvio Berlusconi, no, a caso, assolutamente. Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti. Ecco, quanto conta la mafia nell'ascesa di una personalità pubblica, come ad esempio Berlusconi, di cui in questo periodo si è lungamente parlato? Oddio mio. Quanto conta la mafia? Non lo so, Berlusconi aveva il suo stalliere che insomma aveva una certa frequentazione con Cosa Nostra. No, su questa domanda è difficile obiettivamente poter dire, ecco, questa è una delle questioni per cui dire com'è possibile immaginare, se si avessero le prove che Berlusconi è Berlusconi per merito della mafia, o De Benedetti è De Benedetti per merito della mafia, insomma, sarebbe da prendere il mitra, insomma, no? Per questo. Io non lo so, tenete presente che c'è in quei De Benedetti, Berlusconi, forse ci manca, sto pensando, ci manca un terzo elemento lì, lo Stato italiano, perché poi con la mafia ci ha trattato anche lo Stato italiano. Poi era giusto farlo?
non lo so, io non so rispondere, io però voi siete giovani, ma noi ce lo ricordiamo i giorni degli attentati a Borsellino, a Falcone, cioè la mafia lì ha mostrato i muscoli per davvero, insomma, ha dimostrato che volendo faceva ciò che voleva, insomma, ecco. Quindi era giusto trattare in quel momento, sicuramente no, però poi con questo, con questa organizzazione ci abbiamo a che fare da molto tempo, da più di un secolo, insomma. La mafia un bel pezzo del nostro paese lo ha controllato a lungo con denominazioni diverse e continua a controllarlo. Oggi non è più l'immagine stereotipata della mafia in Sicilia, sta lì. Oggi la mafia magari la troviamo a Milano, ecco, insomma è molto più facile che sta lì, sta negli affari, non è che ha più la coppola, il fucile, la doppietta, no, ma gioca nelle banche. Più che una mafia, una lobby finanziaria, esatto. Di Berlusconi e di Benedetti. Sì, sì, sono due lobby finanziarie che sono quelle che poi ci... voglio dire, ci collocano in quelle postazioni, nelle graduatorie internazionali sulla libertà della stampa, perché non è tanto questo che ci dobbiamo porre, tanto non troveremo una risposta ovviamente qui se la mafia è incisa o meno su Berlusconi, ma è l'idea che personalità di questo livello che si candidano a governare, che governano l'Italia, poi posseggano materialmente, non è che controllano culturalmente, ma possiedono materialmente una larghissima parte dell'informazione, e quindi si apre il discorso sul potere dell'informazione. Qual è il potere dell'informazione? Noi tutti ci sentiamo intelligenti, ma a me non importa nulla, poi lo decido io. Non è così, non è così. L'informazione è capace di come dire, costruire opinioni, di costruire coscienze. Guardate, io nei miei vecchi studi che risalgono a 40 anni fa, io ricordo delle cose che erano anche simpatiche, degli esempi che mi venivano portati. C'erano negli Stati Uniti, che loro piace molto agli Stati Uniti fare dei giochini, hanno inventato loro, scherzi a parte, in realtà erano degli esperimenti di tipo scientifico che poi hanno scoperto che facevano ridere. Per provare a toccare con mano, per verificare il potere coercitivo dell'informazione, molti anni fa, cosa fecero gli Stati Uniti? Misero in vendita un prodotto che era un barattolo che non conteneva niente e lo pubblicizzarono come cosa che non contiene niente, che non serve a niente, e hanno dimostrato che più mandavano lo spot e più nei supermercati veniva venduto. Cioè, eppure non serviva a nulla e non era un'informazione truffaldina, no, diceva compratelo perché non serve a niente, e la gente lo comprava. Ora, quindi, questo ci dice che l'informazione può incide sulle nostre coscienze, crea opinioni, proprio per questo occorrono delle regole. Nei paesi del nord Europa, in Finlandia, c'è una autoregolamentazione dei giornalisti che fanno parte di un gruppo che si regolano da soli. Qui i giornalisti rispondono a dei padroni, alcuni di questi, e non si tratta solo di Berlusconi, ma insomma ci sono stati esempi, altri esempi anche magari a livello locale, che poi hanno conquistato città, regioni. Io ricordo un vecchio esempio, forse ricordiamo noi che abbiamo un po' di capelli bianchi, ma io ricordo Taranto negli anni 80, quando c'era un personaggio di una bizzarria unica che si chiamava Cito, se non sbaglio, che divenne sindaco di questa città attraverso una televisione privata, cioè un pazzo furioso, non collocabile in nessuna parte politica, insomma, ma questa televisione privata, lui riuscì attraverso questa televisione a conquistare una città e a portarla poi al declino, insomma. Quindi ancora si stanno riprendendo a Taranto dai problemi che gli ha creati Cito. La stessa cosa succedeva a Foggia. C'è un sindaco che è stato 3-4 volte sindaco, all'epoca il mandato era pluriennale, poi è diventato sottosegretario col governo Berlusconi, poi col governo Prodi, eccetera, e prima di sposarsi c'era una televisione che gli dava sempre addosso.
E una volta sposato, ancora questa lì, sposa, ma compratela, così poi parlerà bene di te. Si comprò la televisione, voglio dire, questo era. Ma io, più che parlare di Berlusconi e del Benedetti, che poi insomma sono dei personaggi attuali, tra virgolette, io parlerei di Andreotti, non si è mai saputo niente di quel bacio, per esempio. No? E però un'analisi storica va fatta per sapere qualcosa in più della mafia. Certamente lo Stato è sceso a compromessi, ma questo perché? Perché ogni Stato ha i servizi di sicurezza. I servizi di sicurezza, nelle loro possibilità, attività e iniziative istituzionali, hanno proprio la ricerca delle fonti attraverso le quali succedono alcune cose. Io voglio ricordare i servizi deviati, voglio ricordare il concorso esterno in associazione mafiosa, un reato che ci siamo inventati apposta e che sta sul codice apposta, per cui c'è gente che pagherà con 7 anni di carcere senza nessun atto se non indiziario, perché i collaboranti di giustizia hanno stabilito che, cioè, anche questo significa scendere a compromessi con la mafia. Attenzione, il collaborante rappresenta non un successo giudiziario, ma una sconfitta. Attenzione, la magistratura si è servita del collaboratore di giustizia istituito per legge a spese del contribuente, come si dice, gli è parso e piaciuto, tanto per utilizzare un luogo comune. Allora, stiamo attenti. La mafia incide senza dubbio sui comitati d'affari, eccetera, eccetera. Indirettamente ha inciso sull'informazione, perché si è liquidati alcuni colleghi che, con attività investigativa molte volte di grande successo rispetto a quella della polizia giudiziaria, non sono andati oltre, eccetera, con le loro fonti, con le fonti confidenziali, eccetera. Ma attenzione, mafia oggi significa devianza. Qualsiasi atto deviante è un atto mafioso. Attenzione, oggi la mafia, l'andrangheta, la sacra comunità sono delle sigle, degli acronimi, ma la parola per intero si chiama devianza. Anche la semplice violenza su un individuo è un atto mafioso. Volete che la mafia cosiddetta non incida anche sull'informazione? Passo la parola ad Elena Cicotti. Innanzitutto mi scuso per il ritardo di prima, mi presento, sono Elena Cicotti e la prossima slide era relativa alla RAI, diciamo al servizio pubblico. E volevamo chiedere quanto è ancora importante pagare il canone, pagare la TV commerciale, insomma pagare l'informazione. Pagare il canone, naturalmente. Ma io, anche ecco, su questo possiamo avere opinioni, oggi sono contrastanti. Io penso che sia giusto pagarlo il canone, penso però che bisognerebbe pagare il canone per una televisione di Stato che non sia quella che abbiamo oggi e che rincorre e entra in concorrenza con quella privata. Sarebbe giusto pagare un canone per avere dei servizi che non sono sul mercato, che se proposti non necessariamente fanno un'audience straordinaria, non vincono, ma che insomma siano delle proposte. Che ci sia un'informazione vera, ora anche qui, anche in questo caso sì, è un'utopia, ecco, è chiaro che poi ci arriveremo sicuramente a parlare, ma è possibile fare dell'informazione pulita, libera, affrancata? Non è possibile questo, non è possibile. Io penso sempre che i migliori articoli sui giornali sono quelli dei giornali di partito, perché uno lo sa, cioè la cosa peggiore è quando compri un giornale, magari c'è scritto un quotidiano indipendente, no? E poi, ma se io compro il Secolo d'Italia o l'Unità, io lo so bene, insomma, cosa sto leggendo, quale parte politica sto leggendo. E questo dovrebbe essere la sintesi anche sul modo come scrivere un articolo. I grandi maestri del giornalismo lo dicevano, bisogna prima raccontare i fatti, come uno li vede, E poi magari esprimere la propria opinione, ma è una pura follia pensare di credere a un giornalista di non esprimere la propria opinione o che non debba averne. È inevitabile che ce l'ha, è inevitabile che la rappresenti nell'articolo che scrive. La cosa importante sarebbe bene che insomma uno riuscisse a capire con esattezza qual è
la notizia e qual è poi la parte, voglio dire, che è l'opinione del giornalista. Ora, è chiaro che noi possiamo immaginare la RAI semplicemente come quella che trasmette spettacoli teatrali, no? O il balletto di Tchaikovsky la sera, insomma. Quindi, per carità, però insomma siamo in una fase, una dimensione di concorrenza feroce tra tra due entità sostanzialmente, in realtà sono tre almeno, insomma, c'è anche la Sette. Vi voglio raccontare una cosa, vi ho accennato prima a questa inchiesta fatta negli anni nel 75-76, quando nasceva l'informazione privata. Io ero giovanissimo, avevo qualche anno più di voi, insomma, e per noi in quegli anni era, insomma, uno stimolo straordinario. Ti potevi comprare un mixer, mettevi un'antennina e ti facevi la tua radio privata, magari si sentivano quelli del tuo quartiere, non andavi oltre, però era un segno di democrazia enorme. Io in particolare in quell'inchiesta mi occupai di fare le interviste ai responsabili dell'informazione dei diversi partiti a livello nazionale. E tutti mi dicevano un po' la stessa cosa. Io ero al tempo militante di sinistra, ero un giovane di sinistra, quindi grande partecipazione, finalmente si distrugge il monopolio della RAI e così via. Quando andai a intervistare il responsabile di informazione del Partito Comunista, Bottega Oscura, in questo sagrario, che con la lettera di presentazione dell'università, insomma, mi ricevette 5 minuti, mi aspettavo che ovviamente si apriva una valanga, invece lui, non mi ricordo chi era costui, ma insomma in quell'anno 75 credo che fosse, mi disse che il Partito Comunista non vedeva affatto di buon occhio l'informazione privata. Poi cambiò opinione, cioè, perché dice, c'è il pericolo che si vada a creare un duopolio, informazione di Stato e informazione che poi, ma io non capivo, mi aspettavo esattamente il contrario da lui, no? Ecco, dopo tanti anni lui aveva ragione, perché ecco, oggi non abbiamo più un'informazione diffusa dove tutti possono fare informazione, abbiamo un duopolio, un tripolio, insomma, sostanzialmente dell'informazione. E tenete presente, ecco, ora Berlusconi non ha avuto bisogno della mafia, ha avuto bisogno della politica. In quegli anni Berlusconi ancora non esisteva, poi da Milano 2 cominciò a pensare a fare la prima televisione, e per almeno un quindicennio Berlusconi ha fatto un mestiere che in Italia non esisteva e ha preteso attraverso la politica, una politica che si chiamava Bettino Craxi, che non venisse mai fuori una legge sull'informazione in Italia. Una legge sull'informazione in Italia la fece Oscar Mammì, che era il ministro delle Poste e Telecomunicazioni, ma la fece quando Berlusconi aveva acquisito ormai il monopolio dell'informazione privata, perché in quegli anni poi c'era stato come dire, un fiorire di centinaia di iniziative di televisioni private. Berlusconi se le comprò tutte. Quando lui mise in piedi una rete enorme e quindi che potette dar vita al gruppo Mediaset, eccetera, allora pretese lui una legge per chiudere le porte, ormai. Licenza. Esatto, e la licenza, e chiese di pagare le tasse. Lui pagò al tempo 2 miliardi di tasse, una cosa che a me sembrava quasi una persona onesta. Dice, vuole uno che chiede di pagare le tasse? No, lui voleva chiudere la partita. Oggi sono io, Mediaset e la RAI, tutti gli altri stanno fuori oppure non contano, insomma, sono esperienze locali che poco incidono. Anche se diciamo che il gruppo Cairo con la Sette, insomma, sta, certo, esatto, c'è questo terzo, tre, no? Terzo volo, peraltro insomma. Anche osteggiata poi, insomma, sì, sostanzialmente l'analisi è questa. Ma in quegli anni, proprio negli anni 70, la stessa visione di Bottega Oscura ce l'aveva via Quattrofontane. Cioè nel senso che erano gli anni di Tribuna Politica dove c'era Almirante con Andreotti, no? Quindi c'era quantomeno questa parvenza.
Poi invece quella legge sulle licenze, per il modo che di promuovere e divulgare tutte queste radio libere condominiali, le chiamiamo così, no? Sì, sì. Che però negli Stati Uniti ci sono ancora, sono quelli universitari che sono ascoltatissime. Poi invece, insomma, Berlusconi, eccetera, ma anche altri poi monopolizzarono questa acquistando tutto e facendo anche pagare bazzelle, eccetera. Per me oggi il canone non avrebbe più senso, perché, cioè, c'è stata una sentenza di Cassazione, ma la Cassazione ne ha emanate non so quante, che è equiparata a una tassa, è equiparata a un balzello, eccetera. Per me se il balzello vale un servizio va pagato, se non c'è un servizio adeguato a quel balzello non va pagato. E comunque anche quella è una legge che va riformata, perché è una legge che prevede la detenzione di un televisore. Quindi il canone si paga anche se detieni un apparato guasto o se detieni un apparato in bianco nero, ma oggi che sono tutti elettronici sfiderei chiunque a farmi chiedere il suggello del televisore tramite la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza tramite il Ministero ha ricevuto proprio sino alle brigate locali l'ordine di non andare assolutamente assieme all'URAR per fare atto di vessazione nei confronti del cittadino, che per me il cittadino deve essere libero. Io non vedo Rai, ma vedo Mediaset o vedo Telerieti o vedo qualsiasi altro, non vedo perché devo pagare il canone. E mettetevi, non so, un rilevatore di card sul televisore, insomma, se dobbiamo essere equi e quant'altro. Per me o il sistema si riforma o così come veramente non so che serve. Tutto sommato. Allora, le altre due slide, diciamo che le abbiamo già fatte vedere in altre lezioni, ma comunque sono funzionali all'altra domanda a cui in parte lei ha già risposto. Quindi il fatto che i gruppi editoriali, insomma, quelli più grandi, si abbiano i fatturati più alti, come per esempio la Mondadori, che sempre prendendo a caso appartiene a Berlusconi, pure la RCS. Comunque, questo non volevamo sapere se questo non influisce su ciò che scrivono comunque i giornalisti, su quello che viene pubblicato, e quindi se è possibile avere comunque un'informazione, diciamo, imparziale, ovvero giornalisti che non siano schierati e che non influenzino il pubblico con la loro opinione. A me viene difficile immaginare che se io posseggo una quota di informazione e a me l'informazione serve per ciò che faccio, in questo caso politica, poi quell'informazione non sia al mio servizio. Io sono rimasto colpito quando Berlusconi in qualche modo cacciò prima Enzo Montanelli e poi Enzo Biagi. In realtà non era tanto cacciare Indro Montanelli e Enzo Biagi, magari ne avrebbe fatto anche a meno lui, ma lui con quell'operazione mandò un messaggio ai centinaia di giornalisti che lavoravano per lui, i quali capirono perfettamente che se stanno lavorando per uno che è capace di cacciare i mostri sacri, padri, fondatori del giornalismo italiano come loro, figuriamoci cosa possa toccare all'ultimo dei giornalisti che osa scrivere qualcosa contro il proprietario della propria testata. È ovvio che parliamo di due situazioni relativamente diverse, gruppo Mondadori e gruppo De Benedetti. De Benedetti non è in campo in prima persona, anche se poi De Benedetti sappiamo bene che ha un preciso orientamento politico e quindi difende una determinata area politica che è il PD, insomma, quindi cioè è questo che ci colloca in quelle postazioni, cioè è questo che non, sì, certo, ci sono sbandate, ci sono, cioè, c'è di tutto, insomma, non siamo credibili. Ecco, non siamo un paese che da questo punto di vista è credibile. Oggi una persona che vuole orientarsi, voi avete ricostruito il quadro proprietario dell'informazione, quello è, insomma, non è che da gli altri paesi è così, cioè, è da noi che c'è questa realtà, insomma, e questo poi apre anche il ventaglio di altri discorsi anche sul finanziamento, sui quali ho 1200 dubbi, il finanziamento sulla stampa, per carità, così come il finanziamento ai partiti,
per esempio sui partiti, ha un'opinione invece molto più precisa. Io penso che sia giusto che ci sia finanziamento ai partiti, penso che però ci debba essere un controllo ferreo, perché non è pensabile che la politica la possa fare solamente chi i soldi ce li ha. È un po' diverso il discorso sull'informazione, ma poi fino a un certo punto, perché se torniamo al discorso, all'equazione, più ho informazione più ho potere politico, non è pensabile lasciare l'informazione solo nelle mani di pochi, insomma, altrimenti solamente quei pochi. Però poi anche qui noi siamo come al solito in Italia, se leggete ora fino al 2010 l'Italia spendeva 180 milioni di euro tutti gli anni per finanziare giornali che sono che nessuno di noi conosce, cioè, francamente era una, io ricordo una trasmissione di Report, insomma, giornali che non erano neanche distribuiti, che restavano nelle sedi di partito tanto per averli fatti. Poi, esatto, quella legge è cambiata, oggi Grillo ha presentato una proposta di legge urlando c'è un miliardo di euro di finanziamento, non è vero niente, è una stupidaggine, sono 67 milioni di euro che vanno a determinati giornali, vanno ritoccate ancora alcune cose, vanno ai giornali che sono organi di partito, vanno ai giornali che sono gestiti da cooperative di giornalisti. Poi stiamo in Italia e tutta la rincorsa immediatamente ai giornali a trasformarsi. L'unico giornale di cooperativa di giornalisti in Italia è Il Manifesto, non ce ne sono altri, insomma, gli altri sono tutti finti, e difatti Il Manifesto sta per chiudere un giorno sì e l'altro pure, insomma, siamo sempre lì. E anche qui, fatta in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno, perché pensate, basta che ci sia nella richiesta di finanziamento alla Presidenza del Consiglio ci siano la firma di due parlamentari, perché un giornale che si chiama La Voce dei Quadri della Fondazione Varrone diventa un giornale di un'area politica che quindi ha diritto al finanziamento. E che io penso così, ma da cittadino, che forse se c'è un buon giornale che esce, magari ha bisogno di un po' di sostegno, ben venga, ma insomma che vengano sostenuti i giornali che poi nessuno legge, che nessuno sa nemmeno che esistono, francamente, se ne può fare tranquillamente a meno. E quindi infatti parlavo di sbandate, perché se diamo un'occhiata al grafico, per esempio RCS, certo. C'è Mediobanca dentro adesso, che ha risolto, no? Marina Berlusconi ha risolto i problemi dei licenziamenti. Quindi, e c'è da dire poi che a proposito di finanziamento pubblico dei giornali, a questi gruppi editoriali vanno aggiunti e hanno le dimensioni di RCS tutta l'altra stampa privata. Cioè i giornali locali, le televisioni locali, le cooperative le piccole cooperative di giornalisti, eccetera, che assorbono una fetta, è quasi il 30% rimanente, quindi una cosa enorme. Peraltro si pensa che da una stima fatta dal Ministero, alcuni di questi erano già chiusi da 10 anni, hanno ricevuto lo stesso contributo, quindi nessuno, c'era Liban, quindi Liban andava foraggiato, quindi devo dire che una situazione del genere contrasta con quella, per esempio, molto più simpatica e trasparente di un giornale come il New York Times, per esempio. Milioni di lettori, eccetera, ha i suoi sponsor, ha la sua pubblicità, chiaro, la rendicontazione è ovvia, qualsiasi lettore può andare in sede e dire mi dà il bilancio per cortesia, ecco a lei, noi mi chiede un bilancio, qui neanche con acquisizione degli atti, con sequestro della Guardia di Finanza forse. Quindi dico, tutto questo incide sull'informazione. Il pluralismo ci potrebbe anche essere, perché tutto sommato, anche il direttore, Il Manifesto, grande giornale d'inchiesta, sta per chiudere, ha annunciato la chiusura da qualche anno a questa parte, poi credo che abbia trovato qualche opera via, perché non si spiega altrimenti, ma grandi colleghi e soprattutto gente di sacrificio, come un tempo era l'Unità, ma come tanti altri della sinistra, non per assolutamente, non quando ho fatto politica ero di tutta altra fazione, ma onore al merito. La sinistra ha avuto dei grandi giornali d'inchiesta un po' in tutte le regioni. Oggi purtroppo questo è un falso pluralismo dell'informazione, perché non c'è, è un pluralismo industriale, come tutti i pluralismi di origine industriale ha dei capi, quando c'è un capo il pluralismo non c'è. Passiamo alla prossima diapositiva. Allora, le carriere, gli stipendi, i rapporti, quale indipendenza? Giornalisti schierati, ne abbiamo già
parlato. E adesso vogliamo vedere il filmato che abbiamo preparato. Questi famosi giornalisti della televisione dove sono? Non ci sono. Dove sono, dice, come incidono sulla vita? Dove sono come giornalisti? Qual ma è... chi sta pensando? Bruno Vespa, questi giornalisti o i direttori del telegiornale? Lei che telegiornale guarda? Io per Vespa non lo considero un giornalista. Lo considero un servo di regia. C'è stata una sua lettera qualche giorno fa di Bruno Vespa che diceva che al Corriere, in cui diceva che non si può essere giornalisti moderati oggi in Italia, che o se si è di sinistra oppure non si è considerati giornalisti, un po' quello che sta dicendo lei. Sì, ma non di sinistra e di destra, non si può essere considerati giornalisti se non si ha il coraggio di dire la verità, e la verità non è né di sinistra né di destra. Ci fosse stato uno, dice, beh, meno male, adesso posso finalmente licenziare il signor Rossi, che è la pecora nera del mio settore, e così tutti gli altri diranno, vabbè, meno male, niente, si chiamano tutti Rossi, scegli una bianchi, verdi, Vespa, non posso licenziare Vespa, per questo si sa. Vabbè. Amore mio, perché a me mi hanno assunto quelli che stanno dietro la lucetta rossa, se non da poche per avere che giallo. Non ho fasce protette come altri che si permettono di fare lo 0,1% di certo. Quello è il punto. Interessante. A voi. No, io ogni volta che vedo Vespa, non faccio battute, per carità, però è uno dei sintomi della malattia della nostra democrazia, che è un segno della debolezza della politica. Il problema non è la forza di Vespa, ma che oggi la politica e le cose si decidano la sera porta a porta, o i grandi cambiamenti si annunciano alle presentazioni dei libri di Vespa. Io francamente penso che la democrazia stia percorrendo un sentiero che è improprio, che non è quello, insomma. Ora Vespa parla di che lui è arrivato tale per le persone sono dietro la lucina rossa, non è così. Vespa è un grande giornalista, che o meglio fa dei grandi programmi giornalistici, perché viene considerato rassicurante, perché per tutta una serie di motivi legati a forme di potere, ma non di certo perché Giorgio Bocca, quell'altro signore che avete visto e che poi magari neanche conoscete perché ha smesso di fare giornalista un bel po' di anni fa, ecco, era una sorta di Bastia al contrario, Giorgio Bocca, però ecco, non aveva peli sulla lingua, no? Anche in questa intervista, che era già abbastanza in età avanzata, lui insomma lo si vede, insomma, ecco. E quindi c'è tutta una categoria di vecchi giornalisti, voglio dire, dai Intromontanelli, cioè Berlusconi è riuscito a far passare per comunisti gente come Intromontanelli, insomma, che sono esattamente il contrario, cioè Intromontanelli è la destra nobile, il giornale fondato Intromontanelli, la destra liberale, quella è la destra, insomma. Il liberale, peraltro, un altro giornale. Enzo Biagi, il povero Enzo Biagi, non è l'estremista di sinistra, è una persona pacata, un grande giornalista, davvero un grande giornalista, insomma. Quindi è brutto che la politica in Italia si faccia, no, la sera da Vespa. Poi io ho anche altre opinioni, penso che si parli troppo di politica oggi in televisione, non so se ci sei, c'è qualche società che faccia il conteggio delle ore quotidiane che le varie televisioni nazionali trasmettono di politica, a cominciare dalla 7, che voglio dire è una vera e propria orgia di politica, dalla mattina alla 7 fino alla sera e la notte che replica, io che sono insonne, poi spesso, no, la notte rivedo, accendo
Cioè io sono uno che, voi non sapete neanche se cos'è, ma io insomma comincio a rimpiangere via di via Gobelli e la sua tribuna politica. Pensate, c'era un tempo in cui la RAI, dove, ecco, era quella la RAI in cui bisognava pagare il canone, in cui c'era il giovedì sera 30 minuti dedicati alla politica, dove c'erano dei signori in giacca e cravatta che si mettevano da una parte ed erano i segretari di partito uno per volta, e dall'altra parte altri signori che facevano una domanda, loro facevano la domanda e lui gli rispondeva, i cittadini facevano una, si chiamava tribuna politica questa cosa. Poi le altre sere c'erano altre cose in televisione. Forse era troppo poco, ma oggi ma quando si parla da 18 ore al giorno di politica, ma è evidente che alla fine, se uno dovesse seguirle tutte, si è detto tutto il contrario di tutto, perché poi se uno sta lì qualcosa bisogna pure dire, perché poi insomma ci sono i tronisti delle trasmissioni di varietà, ci sono i tronisti della politica, no? Ci sono giornalisti che sono sempre lì, quindi qualcosa, se tutti dicono una cosa qualcuno dovrà pur dire una cosa diversa, altrimenti la trasmissione finisce. Palinsesto. Esatto, altrimenti finisce. Io ho, peraltro è un mio amico Antonello Caporale, che è una persona che viene spesso invitata, che ogni volta lui prova a trasferire, se non altro, la politica su un altro piano, un attimino più culturale, no? Più progettuale, ma non ci riesce mai, viene sempre riassorbito sul Berlusconi sì, Berlusconi no. L'altro giorno stava spiegando, tentava di spiegare perché secondo lui Forza Italia è stato un romanzo criminale, tentava di spiegarlo, ma non era Banalotto, l'attacco Banalotto a Forza Italia. E invece nulla, è stato subito risucchiato nel discorso giudici rossi, toghe rosse, insomma, ecco, è difficile poi che in questa dimensione si salga di qualità. Infatti, avete detto il direttore 18 ore di politica e altre 18 di Barbara D'Urso. Per questo è giusto non pagare il canone. Per questo già sarebbe. Sì, sono stato io credo che Bocca ha solo provocato una piccola gaffa, ma era comunque è nel suo stile. Il giornalista deve dire la verità, però il giornalista 9 volte su 10 la scrive la verità, poi questa verità arriva in redazione, è l'editore che decide se, certo. Se quella verità va pubblicata o meno. Quindi il nostro è un paese strano, il nostro paese strano, siamo un giornale, cioè, guarda che giornale ha detto una stronzata, molte volte, e questo lo voglio dire ai colleghi futuri che avranno la malaugurata idea di percorrere questa strada. Noi abbiamo un regolamento dove il direttore è responsabile di una testata, senza modificare il senso, può stravolgere il pezzo. Questo va detto, questo non si dice mai. Non lo dice l'ordine, non lo dice la Federazione Nazionale della Stampa, cioè c'è ancora questa vecchia regola che fa parte di quella legge del 68. Molto spesso il direttore azzarda e stravolge anche il pezzo, va detto anche questo. E il giornalista o accetta o se ne va, accetta per 5 euro oggi oppure va via. Allora dico, perché ci dobbiamo prendere in giro? Devo dire che io forse sono stato uno dei giornalisti forse più fortunati, ho ricevuto scarsissime censure, ma forse perché mi dedico all'ecomafia, alla giudiziaria, alla nera, quindi l'inchiesta o te la prendi così com'è o non la pubblichi, perché l'inchiesta è inchiesta, gli atti giudiziari sono atti giudiziari. Però francamente tra moschi bianchi si sta sempre più stretti. Questo perché? Perché c'è troppa politica, c'è troppa fantacronaca. Io voglio ricordare agli autorevoli colleghi di Vita in Diretta, di tutti fanno inchieste, quarto grado, tutti si sostituiscono ai giudici, non hanno mai... La volta scorsa ho visto un Giletti che era impegnatissimo nel fare la disamina di un omicidio col gobbo, non ha mai letto un atto giudiziario, uno. Non sa che differenza ci sia tra sommare informazioni e spontanee dichiarazioni. Cioè dico, il giornalismo ha dei punti fermi, o lo conosce o lo sconosce. Quindi è ovvio che in questo clima, ma di che dobbiamo parlare? Veramente non avrebbe pagato il canto. Certo. Allora, pubblicità e di media, rapporto con la pubblicità. Allora, fino a che punto la pubblicità può
condizionare gli indirizzi e le libertà di una televisione? Guarda, me l'ha detto prima lui sul portando l'esempio del New York Times. Il problema è sempre quello della trasparenza, perché se io so che questo giornale è finanziato dalle ditte farmaceutiche, voglio dire, devo aspettarmi inevitabilmente una certa linea, no? Che magari che non sia contro le medicine naturali, no? Che so io, insomma, ecco. Perché è naturale, vive di questo. Questo vale per un giornale come vale per un partito politico. In America ci si finanzia e quindi è tutto chiaro a tutti, no? Da dove arrivano i soldi per fare una campagna elettorale, per cui insomma, cioè, e il problema è della trasparenza. Ora è evidente che i giornali sono legati a un doppio filo alla pubblicità, perché poi e anche le ditte che fanno pubblicità che sono legate agli organi di informazione, insomma, perché se si fa la pubblicità X per vendere un prodotto, vabbè, la cosa è tacita. Possono esistere delle situazioni probabilmente dove la pubblicità incide anche sui contenuti dell'informazione, però poi insomma non sempre è così, immagino, ecco. Poi c'è magari qualche aspetto ancora sconosciuto, per esempio il giornalista professionista per legge non può fare pubblicità. Certo. Ecco, c'è questo aspetto stranissimo, la maggior parte dei colleghi invece la fanno per il semplice fatto che dall'elenco dei giornalisti professionisti sono trasmigrati nell'elenco dei giornalisti pubblicisti. Al pubblicista è consentito fare pubblicità anche se l'etica e la deontologia per i due elenchi la stessa, quindi non si capisce come mai il professionista non può dire il biscotto tal dei tali fa bene eccetera, quindi mangiatene tutti, invece lo può fare il pubblicista quando l'etica e la deontologia ci priva assolutamente di questo presupposto, cioè non si parla di pubblicità, tu devi fare informazione. Poi parliamoci francamente, ci sono i falsi redazionali, cioè i falsi redazionali per la pubblicità, per l'ambiente, in tutti i settori dove fior di giornalisti scrivono e non firmano. Quindi quel redazionale non firmato è pubblicitario, però la responsabilità per quella vecchia legge del 47 è del direttore responsabile. Cioè se non si rinorma anche questo, parleremo di pubblicità che incide, ma incide ci mancherebbe altro. Pubblicità significa soldi, significa sopravvivenza per i gruppi editoriali e per la stessa regola di potestato. Quindi dico, è un foraggiamento continuo. Dove ci sono soldi non ci può essere libertà di informazione, questo è scontato. Allora, proprietà del software, la nuvola, diritti sui libri digitali, l'uso dei dati personali. In questo mondo ormai collegato da internet, esiste il Grande Fratello? Esiste realmente chi ci controlla e chi ha il diritto di entrare nei nostri computer, nei nostri dati personali? Sì, questo è un altro tema assolutamente centrale oggi, quello della proprietà dei codici sorgente, poi questo è in fondo il tema, no? Software libero, software proprietari, esiste il Grande Fratello, io con il sistema Windows ad esempio c'è qualcuno che da una parte del mondo può entrare nel mio computer e leggere quello che c'è, poi non lo farà mai perché non gli potrà interessare nulla di quello, però lo può fare e questo è inaccettabile. Ora è chiaro che in alcuni settori deve essere privilegiato il software libero, è un problema di democrazia informatica in questo caso, che è una scommessa davvero, davvero forte, che ieri vi dicevo a loro, raccontavo un'esperienza che è più diretta come direttore dell'archivio di Stato. Noi abbiamo una biblioteca dove da 25 anni cataloghiamo libri con un programma, con un software.
come tutti abbiamo comprato 25 anni fa un software proprietario. Ogni anno spendiamo soldi per fare l'aggiornamento del software e quindi lì c'è tutta la memoria di 25 anni di catalogazione di libri. Ora questa società non esiste più, non hanno più né CD né hard disk, non è più aggiornabile al Windows 7, agli ultimi, nemmeno ad XP, e andiamo avanti con una situazione drammatica, con una paura, stiamo facendo trasferire tutti in rete per tentare di recuperare tutti i dati, perché se a noi ci si rompe quel PC, che è un PC che ormai ha 10 anni e nessuno tiene più un PC di 10 anni, non abbiamo più la possibilità di rimontare il programma in un altro PC. Ecco, questo è un esempio emblematico di cosa vuol dire software libero o software proprietario. Quindi Linux oggi è il sistema libero, per cui oggi i codici sorgenti, se avessimo usato un sistema Linux non ci sarebbe stato, non avremmo avuto questo tipo di problemi. Dopodiché io faccio un mestiere, noi conserviamo la memoria storica negli archivi di Stato, in realtà conserviamo la legalità, quindi i negozi giuridici dello Stato che valgono per sempre, quindi gli archivi di Stato non nascono come organismi del Ministero dei Beni Culturali, nascono come organismi del Ministero degli Interni, poi nel 74 contribuiscono a fondare il Ministero dei Beni Culturali, ma credetemi che noi saremo la società che lascerà meno tracce di sé nel tempo. Noi non sappiamo già oggi come poter leggere documenti che hanno pure valore giuridico. Prima delle chiavette, sapete, esistevano i dischetti, ma prima dei dischetti esistevano i dischetti grandi, i floppy disk 7 e 20. Noi cominciano ad arrivare archivi che hanno dati immagazzinati in quei floppy disk che nessuno è più in grado di leggere, nessuno. Quindi c'è perfino un problema di democrazia informatica, stiamo affrontando il problema a livello internazionale. Quando si è la digitalizzazione, che sembrava la panacea di tutti i mali, finalmente li ha complicati. Sapete quanto durano i CD, i DVD che li usiamo normalmente? Le case produttrici li garantiscono 5 anni. Per cui immagazzinare dati su un DVD non serve assolutamente a nulla. E non c'è un sistema, molti istituti archivistici stanno tornando al microfilm, che se non altro garantisce la vita almeno di 200 anni. Esatto, noi attualmente a Rieti, noi abbiamo pensato, l'archivio di Stato di Rieti è molto all'avanguardia da questo punto di vista, abbiamo iniziato a fare campagne di digitalizzazione molti anni fa, lo scorso anno ho scatolato e messo in magazzino quasi 4.000 DVD da buttare. Per fortuna abbiamo gli hard disk esterni, quindi andiamo avanti copiando, facendo 4 copie degli hard disk esterni, tenendone una o due in cassaforte e utilizzando le altre, e ogni tanto aggiornare e copiare tutto da capo e cambiando gli hard disk esterni. Quindi la digitalizzazione ha complicato molto le cose, ma il problema non si pone tanto sui documenti che vengono digitalizzati, ma di quelli che nascono in modo informatico. Quindi oggi a me che arriva un'email, soprattutto se arriva una PEC, posta elettronica certificata, quello lì è un documento a tutti gli effetti che io devo conservare e mantenere e garantire la sua validità nel tempo. Non abbiamo gli strumenti per farlo, ma anche in questo caso ecco, l'idea che ci possa essere qualcuno che possa entrare e leggere nei nostri computer ciò che vuole, non lo farà mai, ma lo farà magari, è possibile farlo per situazioni molto più grandi, credo che sia un problema che deve essere affrontato, quantomeno da parte della pubblica amministrazione. Io vedo qui nella slide c'è esiste il Grande Fratello, il controllo, l'uso dei dati personali, ma certo il Grande Fratello esiste, dal tele passa la carta di credito, dalla telecamera, ovvio, ognuno di noi il GPS del telefonino ci mancherebbe, il controllo della telefonia, voglio dire oggi il controllo, la cosiddetta intercettazione telefonica
è abusata a tutti i livelli, anzi è diventata rutinaria, perché qualsiasi scheda oggi viene venduta almeno per 3 mesi, quando il soggetto è sensibile che ha contratto, che ha contratto quel contratto, scusate il bisticcio, viene ascoltato, quindi ovvio il Grande Fratello c'è. Come poi c'è l'uso dei dati personali, ma si parla tanto di privacy, ma la privacy, ma che cos'è questa sconosciuta? Si è parlato tanto di privacy e diritto di cronaca, per esempio, quando il diritto di cronaca invade la privacy, quando invece la privacy deve essere tutelata, eccetera. Io credo che anche qui, con i tempi che corrono, ci vuole una riforma anche su questo. Anche la legge sulla privacy è una legge tentennante, claudicante. Il diritto di cronaca oggi è un diritto che è pressoché inesistente, perché se parlavamo di scarsa libertà dell'informazione, di assenza del pluralismo, il diritto di cronaca diventa una chimera, perché oggi chiunque per diritto di cronaca non fa più niente, quindi il cittadino ha il diritto di conoscere la verità e i fatti per come sono svolti, il giornalista ha il potere e il dovere di raccontarli, ma il diritto di cronaca rimane nei cassetti. Quindi poi c'è quali padroni, quale libertà in futuro, ma noi andiamo incontro a un futuro, se è vero come è vero che gli archivi storici torneranno al microfilm e tanti dati verranno persi. Ricordate che l'archivio storico è la carta d'identità di una città, senza archivio storico la città pensate voi, diventa una sorta di Alzheimer, quella città ha la demenza, cioè non ricorda nulla del proprio passato. Più andiamo avanti, più peggio. E anche l'anarchia, perché se salta tutti i negozi giuridici, voi immaginate l'esempio più che io porto sempre è quello degli atti notarili, cioè voi se comprate una casa e i vostri genitori hanno comprato una casa, prima o poi diventerà vostra. Perché è vostra? Perché c'è un atto notarile. Quell'atto notarile poi uno può perderlo. Si torna al notaio che ti fa una copia, ma il notaio, poverino, prima o poi muore. E quando muoiono i notai, quegli atti, non lo lasciano, vanno negli archivi di Stato. Gli archivi di Stato che abbiamo il dovere di conservarli per sempre, perché quella casa sarà dei vostri pronipoti, quindi fra 200 anni, perché in un archivio di Stato è conservato l'atto che ne attesta giuridicamente la proprietà. Quindi immaginate se dovesse perdersi tutto questo. Abbiamo capito che secondo Grillo non è giusto il finanziamento pubblico dei giornali, però volevamo chiedere se secondo voi è giusto il finanziamento pubblico e se è possibile un'alternativa, come diceva lui, il libero mercato. In modo molto meno incisivo, Grillo ovviamente è molto più incisivo. Ha ragione, perché poi l'Italia, queste sono le aberrazioni. Ora bisogna riflettere sul principio giusto di sostenere la carta stampata, che è ovviamente perdente rispetto all'informazione televisiva, oggi rispetto alla rete, e se magari ha un valore. Poi se ci si finanziano giornali come quelli che ha citato lui, insomma, quelli che io vi dicevo prima, assolutamente marginali, inutili, è inaccettabile, è francamente inaccettabile. Poi lui urla, grida, ha fatto questa proposta di legge dicendo ci sono 1 miliardo di euro che vanno ai giornali, non è vero, quando quella situazione che dipingeva lui era 180 milioni di euro, ma insomma io sono pochi 180 milioni di euro, ebbene peraltro un tempo, molti anni fa, i finanziamenti ai giornali non erano in denaro, ma erano in contributi, ti compravano la carta. Noi tanti anni avevamo una rivista qui a Rieti, facevamo, e ingenuamente pensammo di accedere a questa cosa. Poi ci dissero che ci davano dei rotoloni di carta pazzeschi, noi facevamo 500 copie della rivista, quindi non sapevamo proprio che cosa farcene, quindi abbiamo abbandonato subito l'ipotesi. Oggi invece vengono dati in denari e sulle copie vendute, perché poi è venuto fuori dopo la trasmissione dei report, erano quei giornali che vi dicevo che poi non venivano nemmeno messi in circolazione, no, voglio dire, si prendevano 3-4 milioni di euro, poi chi se ne frega di metterli in circolazione, lo si faceva per prendere quel finanziamento. Insomma, adesso invece mi sembra che sia sulla quantità di copie vendute. Penso che non sia comunque un
un grandissimo problema oggi questo, stiamo parlando di 60 milioni di euro, vanno riviste le cose. Grillo per esempio poco racconta di come poi ormai è un bel po' di tempo che per esempio in commissione vigilanza Rai che lui ha preteso c'è un grillino. A me non sembra che sia cambiato molto la Rai, eh? Cioè, a me sembra che sia rimasta quella, se non è peggiorata. Quindi non è facile, perché poi dall'esterno della politica è facile dire alcune cose, portare alcuni esempi come dire molto forti, dirli come li dice lui, perché sostenere un dialogo con Grillo è assolutamente impossibile. Una volta Sallusti disse una cosa, non nutro alcuna simpatia verso Sallusti, ma insomma fu molto simpatico quando disse, dice, mettersi a fare un confronto verbale con Grillo è come fare a pugni con Tyson, insomma, no? ovviamente vince lui, insomma, non c'è dubbio, però insomma i contenuti sono altri. E poi peraltro Grillo non dice una cosa, che già 2 anni fa sono stati ridotti i contributi, sì. Perché c'è una vecchia legge che vede i giornali rimpinzati di quattrini per copie diffuse e non per copie vendute. La copia diffusa è quella copia che si trova al bar, se ne acquista una ma la leggono 100 persone. Invece sarebbe auspicabile che in edicola 100 persone acquistassero 100 copie. Poi sostanzialmente lui non parla di alternative. Attenzione, in tutti questi anni tutti i gruppi editoriali che hanno preso soldi hanno assunto giornalisti e poligrafici. Se vengono meno i contributi dello Stato vanno via i giornalisti, vanno via i poligrafici. Già 2 anni fa RCS ha messo in mobilità 400 giornalisti. Quindi attenzione, perché la politica, voglio dire, si fa con la pancia piena e la rivoluzione si fa con la pancia vuota. Per esempio Grillo poi non ci dice quanto prende di pubblicità del suo sito, insomma, ecco. Che... Non ha reso meno col bilancio. Allora, giornalismo e finanziamenti, finanziamento pubblico e editoria, giusto o sbagliato, ne abbiamo già parlato largamente. Eroi inutili, legalità, mafia ed intimidazioni. Ecco, riferendo in particolare al signor Rotondi, volevo chiederle quanto e soprattutto se la mafia controlla la reazione pubblica di fronte a drammi come l'uccisione di un giornalista, ad esempio. Guarda, io credo che non sono più i tempi questi. Le uccisioni dei giornalisti ci sono state, le intimidazioni ci sono ancora. Voglio ricordare, è di 2 mesi fa, il quotidiano Calabria Ora, doveva andare in stampa il giorno dopo, il direttore Regolo doveva pubblicare una notizia che proveniva dalla procura di Cosenza, il figlio del senatore Gentile del PDL era stato accusato da un sostituto procuratore di concorso esterno, associazione mafiosa, malversazione, corruzione e quant'altro, e la veline era passata al giornale. Il senatore veniva a sapere questa cosa perché informato dall'editore, e il senatore chiamava lo stampatore, ex presidente di Confindustria, e stranamente lo stampatore chiamava il direttore diceva che assolutamente avrebbe pubblicato quella notizia perché quello è il compito del giornale. Lo stampatore alle 2 di notte stranamente avvisava le maestranze della stamperia che la rotativa era andata in tinta. Allora questo, adesso c'è un'inchiesta alla procura di Cosenza sul senatore Gentile, che comunque si è dimesso, eccetera, che era stato nominato il figlio sottosegretario, eccetera. Quindi questo, ancora questo si fa. Da qui ci sono i colleghi del quotidiano La Basilicata che sono costantemente sotto assedio perché hanno fatto opera di repulisti generale con alcune inchieste. Nel sud c'è ancora, in Sicilia non più. Le morti, ormai la strategia dell'attenzione mafiosa è trascorsa. Dopo Falcone e Borsellino, insomma, per la magistratura, e dopo, voglio dire, Peppino Impastato, Rostagno e gli altri, insomma, è quasi finito tutto. Oggi un morto serve solo ad agitare le acque, quindi non conviene più a nessuno. E del resto conviene poco, perché stante la situazione che abbiamo detto prima, la mafia non c'è assolutamente bisogno di incidere proprio sul singolo giornalista, basta e fare una telefonata. Anche quello del senatore è un atteggiamento mafioso.
perché quando si parla le intercettazioni e comunque il dialogo col direttore Regolo sono su YouTube, quindi potete tranquillamente sentirlo, quando dice tu sai che fine fa il cinghiale, quando fine fa il cinghiale, è una minaccia mafiosa, quindi non voglio dire questo, che il senatore è Gentile sia mafioso, però certamente il linguaggio che ha utilizzato, se lo ha utilizzato, sarà poi la magistratura a indagare e a rendersi conto di come sono andate le cose, è un atteggiamento mafioso. Sì, ma lei vuole dare qualche... No, dicevo prima, esatto, la mafia incide sull'informazione tenendola lontana, non ha alcun bisogno di pubblicità, e giustamente figuriamoci se si mette ad ammazzare i giornalisti e poi per due mesi si parla soltanto di quello. Sì, ma per le cose che ha fatto ha dato dei messaggi molto precisi, cioè ognuno sa che cosa gli può accadere se scrive qualcosa contro la mafia, per cui la mafia controlla in questo modo, minaccia, torno a ripetere, l'Italia è il paese con il maggior numero di giornalisti minacciati, non tutti dalla mafia, perché poi magari da tanti fronti arrivano le minacce ai giornalisti, insomma ognuno che si sente colpito poi se la prende magari col giornalista che ha raccontato quello che quella persona ha fatto, insomma, no? Cioè, non è che se la prende con se stesso magari per averla fatta una determinata cosa. Allora, la prossima diapositiva: mafia, malavita e mafia dei colletti bianchi. La mafia investe in borsa, ma la mia domanda è: i giornali appartengono alle mafie? Alla mafia? Ma quanto tempo ci abbiamo? Esatto, questa è una di quelle domande, insomma, in cui non ci può essere risposta, ci possono essere opinioni. I giornali, l'hai detto prima, che appartengono, insomma, appartengono a Berlusconi e a De Benedetti sostanzialmente, insomma. Quindi se la mafia possiede i giornali, vorrebbe dire che Berlusconi e De Benedetti sono dei mafiosi, insomma. Poi, per carità, ci potrà essere pure qualche esponente della 'Ndrangheta, della Sacra Corona Unita, che magari ha qualche televisione fisicamente che la possiede, insomma. Però per il resto direi di no. No, se mi è permesso fare un'osservazione, al limite la mafia cerca un profitto di qualsiasi genere, sicuramente certo. La stampa come profitto economico è la meno produttiva, quindi la mafia investe da altre parti, poi eventualmente la mafia può interessare controllare certe informazioni, certe cose, o forse non lo fa comprando un giornale, ma appunto con altri sistemi coartativi, ma non è una forma di investimento produttivo per la mafia controllare la stampa, tranne certe cose, penso io. Potrebbe risolvere i problemi economici della stampa se se la compra. Infatti facciamo questo appello di grandi gruppi, le famiglie, se ci prestano qualche cosa. No, voglio dire, Mauro De Mauro quando scriveva e mandava al giornale di Sicilia o all'altro giornale di Palermo, eccetera, le veline passavano prima per tante mani. Quindi, insomma, le informazioni potevano sapere così. All'epoca c'era il fax, voglio dire, no, forse a stento. Quindi, insomma, è più ovvio che se le notizie le vuoi sapere, una volta che arrivano in redazione passano per mille mani. Quindi chiunque può passare quella notizia anche a un soggetto malavitoso. Quindi, noi quando mandiamo, ma già il problema è di mandarle per email con i sistemi di trasmissione, già quello è un problema, perché sicuramente chi vuole intercettare quel pezzo lo intercetta, quindi non è già questo. Poi c'è ma che la mafia è proprietaria? No, non credo, no. Al momento no, se volete farvi una passeggiata andatevi a controllare le compagini delle società per azione, le compagini sociali, magari poi nome e cognome lo mettete in rete e sapete qualche cosa, ma troverete che ci sono degli imprenditori magari condannati, collusi forse qualche volta, ma che fanno parte dei CDA, però per stare lì già hanno delle credenziali giudiziarie per cui ci possono stare, insomma, quindi... Ma che la mafia direttamente abbia un giornale in mano, no. Poi è probabile pure, come dice lui, che qualche piccola TV se la sia comprata perché c'è il prestanome, questa allora diventa
no? Non sarà certo teleiato dove c'è il suo direttore, che insomma una ne fa 100 ne pensa, insomma, e quindi gli brucia una macchina e vive sotto scorta. Però certamente qualcuna vicino a teleiato è gestita indubbiamente da una famiglia malermità. Però non ci sono prove perché c'è un prestanome che sta lì in redazione. Sapete una cosa, com'è nata la mafia? Perché poi ecco, ragione Ricci, cioè la mafia pensa solo al profitto, pensa solo al profitto. La mafia nasce subito dopo l'Unità d'Italia, nasce quando lo Stato italiano pensa di fare una cosa buona e saggia, incamera i beni della cosiddetta mano morta. I beni della mano morta sono i beni della Chiesa, la Chiesa avevano beni sterminati, li espropria, li fa propri. E poi dice bisogna che noi aumentiamo il numero dei proprietari in Italia e quindi le vende con un sistema di aste. Nelle prefetture si fanno le aste di queste. La legge prevedeva che se l'asta andava deserta, la volta successiva c'era un deprezzamento del 10%. Cosa accadeva? Che i proprietari, soprattutto in Sicilia questo è accaduto, con mezzi forti, coercitivi, si mettevano d'accordo e si dividevano le terre da comprare. Con la lupara tenevano lontani tutti gli altri acquirenti e decidevano: questa terra la compri tu. Le aste andavano deserte per 5 volte e quella persona lo comprava quel fondo di terreno deprezzato del 50%. È lì che nasce l'organizzazione mafiosa, è lì che sono nate le grandi fortune delle famiglie mafiose, proprio comprando le terre della Chiesa dopo il 1870. Questo. E la mafia si è aggiornata, ma ha continuato sempre a far questo. La mafia non fa nulla per un'idea, la mafia si muove solamente per far soldi. Abbiamo detto che insomma, le mafie non posseggono proprio fisicamente i giornali, invece le lobby economico-finanziarie, insomma i poteri forti, sono questi che controllano l'informazione e vogliamo anche sapere come. Cioè, come le mafie, cosa controllano le mafie? Le lobby. Cioè, le mafie controllano grandi poteri economici, difatti l'unico percorso che sta funzionando contro la mafia è il sequestro di questi beni economici, che per tanto tempo non si è fatto. Voi conoscete sicuramente l'associazione Libera di Don Ciotti, che poi gestisce i terreni delle mafie, quelli che vengono confiscati, perché finché non si è arrivato a togliere il cuore della dimensione mafiosa, che è la proprietà, che sono le straordinarie ricchezze accumulate in modo illecito, per tanto tempo non lo si è fatto. Si arrestava il mafioso, andava in carcere. Il carcere per il mafioso faceva parte del gioco, quindi anche dal carcere si poteva tranquillamente controllare quello che accadeva fuori e continuavano a gestire questi immensi patrimoni. Ora, sequestrare i patrimoni vuol dire infliggere dei colpi mortali. Si è iniziato a farlo, speriamo che si prosegua a farlo in modo ancora più incisivo. Qui nella slide c'è scritto i gruppi di pressione, lobby e economia. Io credo che si debba fare una distinzione tra la mafia propriamente detta, quindi la vita organizzata in senso lato, cioè la malavita calabrese, quella siciliana, quella pugliese, quella campana. Poi noi abbiamo, oggi siamo interessati da un grande fenomeno, sono le mafie internazionali, c'è la mafia russa, bulgara, rumena. Poi abbiamo i comitati d'affari che rappresentano una devianza parallela alla mafia. Voglio dire, la 'Ndrangheta ha una penetrazione quasi dell'80% sui trasporti di Expo 2015, non lo dico io, lo dicono gli atti della DDA di Milano. E i comitati d'affari della Lombardia sono i comitati d'affari più potenti del mondo, la loggia massonica di Pavia supera di 100 volte la loggia massonica di Barcellona Pozzo di Gotta, che era una di quelle peraltro più cruente, voglio ricordare, che il detonatore che ha fatto esplodere a Capaci la macchina di Falcone è stato costruito da un massone delinquente di Barcellona Pozzo di Gotto, quindi di quella più esplosiva tra le logge massoniche italiane. Detto questo, è ovvio che questa connivenza, che oggi viene
e viene riportata sui giornali di tutto il mondo proprio come fenomeno tipicamente italiano. Voglio ricordare che oggi c'è un mercato sempre più fiorente da decine di miliardi di euro, che è il mercato dei rifiuti speciali. Dico attenzione, quello è esclusivamente gestito da aziende in odor di mafia, dove il certificato antimafia serve a poco. E quindi io, tutto questo esiste sotto gli occhi di tutti, si fa poco, si fa molto poco. Probabilmente alcune procure si preoccupano molto di più di cosa accada sotto i letti rispetto a quello che invece succede sopra i letti e nel circondario. Voglio ricordare che per gli affari da decine di miliardi di euro dell'ecomafia abbiamo sempre una qualità di vita più scadente, stanno aumentando le malattie, stanno aumentando le leucemie, i tumori, eccetera. Abbiamo la qualità della vita più scarsa d'Europa. Voglio dire, mafia è anche questo. Quindi però distinguiamo dal comitato d'affari, che è comunque una devianza ai colletti bianchi, dai colletti bianchi mafiosi, che però operano sempre con una manovalanza che è sempre più spregiudicata e che ha messo radici dappertutto. Certo. Vi racconto una cosa, ecco, per farvi capire, che riguarda voi il nostro territorio, che non è immune da questo tipo di problemi. Un po' di anni fa, quando vi dicevo io frequentavo un po' la politica, avevamo dei nostri militanti di un paese che è Magliano Sabino, che si erano preoccupati del fatto del perché arrivavano in quel posto dei camion da Ravenna, da altri posti, di fogliame. E si diceva, ma che convenienza c'è a portare il fogliame da Ravenna fino a Magliano Sabino per farci il compost? C'era una società di compost. E cominciamo ad indagare così con i nostri poveri mezzi. Venne fuori che la proprietà di questo centro di compostaggio era di un signore che aveva avuto 36 condanne per stragi ambientali, che di ogni volta cambiava denominazione, ed era legato a un nome che si chiama Luigi Cardiello, che è uno che è nella cupola, se mai esiste un grande coordinamento tra mafia, camorra, 'ndrangheta, uno che gira con l'aereo privato, insomma, il remida della spazzatura, chiamato Luigi Cardiello. E praticamente cosa accadeva? Poi è venuto fuori, poi hanno arrestato tutti, che loro prendevano rifiuti ospedalieri, rifiuti tossici, e con i quali facevano del concime per concimare poi le nostre terre, i terreni, gli oliveti della bassa Sabina. Cioè prendevano dei soldi per smaltire rifiuti speciali e non solo non lo facevano, ma li rivendevano pure poi come concimi, in un quadro nel quale in quel posto andavano le scuole a far visita, erano usati come una sorta di modello. Vedete, noi siamo... Questo accade, cioè lì si fanno affari enormi. Pensate il danno che hanno fatto, che ha fatto la mafia, la camorra in Campania, ha distrutto un'economia agricola straordinaria. Oggi, non più di qualche anno fa, dove noi magari andavamo in supermercato e cercava la mozzarella di bufala campana, oggi uno la cerca per dire questa no. E questo accade in ogni angolo del mondo. Hanno reso tossici centinaia, migliaia di ettari, e non soltanto in Campania. Insomma, pensate quindi quale danno ci hanno provocato. Pensate che in quei territori il tasso di tumori che cresce in modo esponenziale. Insomma, quindi la mafia fa danni. Io non sono, voglio dire, vanno respinte così quelle, a volte, quelle semplificazioni che dicono non c'è lo Stato, però c'è la mafia che aiuta. La mafia distrugge, non aiuta mai. Per concludere, volevo farvi un'ultima domanda, un'opinione più che altro. Secondo voi, in una piccola realtà cittadina come Rieti, esistono lobby di potere? Lobby di potere esistono sempre, esistono ovunque, nelle piccole realtà cittadine sono più facilmente individuabili.
Io penso che questa sia una città tutto sommato sana, lo dico francamente, non abbiamo grandissimi problemi, c'è il problema delle pressioni verso l'edilizia, come è naturale che sia, non abbiamo, voglio dire, condizionamenti comunque, diciamo, che vanno, ecco, nella dimensione della devianza. Non ci sono, ci sono gruppi di pressione, non c'è dubbio. Vedete che non ce ne sono molte. Io, quando ho fatto il consigliere comunale, su 40 consiglieri comunali che eravamo, c'erano 26 medici. Per cui non c'è bisogno del gruppo di potere che elegge persone, che manda in consiglio comunale persone. A Rieti tutto sommato poi vengono elette persone che nel bene e nel male, giustamente o ingiustamente, prendono, sono capaci di avere dei voti, e questi sono i medici. Non è un bel segnale, perché vuol dire che la gente non riconosce più a nessuno il ruolo del politico, quindi il voto nel dopoguerra, nel contesto del piano Marshall, gli americani mandarono degli antropologi in Italia, c'era uno che si chiamava Robert Benfield, che descrisse molto bene quello che lui chiamò il familismo morale. Il familismo morale aveva ridotto le persone, lui li collocava al sud, oggi credo che siamo molto vicini a quella dimensione, la gente che non possedeva nulla, possedeva il voto. Il voto era qualcosa di tangibile che la gente possedeva e lo scambiava per qualsiasi cosa. Qualcuno l'aveva capito questo, e la Democrazia Cristiana in quegli anni, in campagna elettorale, dava dei pacchi di pasta, perché quel voto poteva valere almeno un pacco di pasta, qualcosa valeva di materiale e di tangibile. Oggi si è diffusa così tanto la cosa che alla fine il voto, ma perché devo dare il voto a una persona, sarà bravo o no? No, lo do al mio medico, che almeno mi fa una ricetta quando mi serve, insomma, ecco, quindi me lo aggrazio in questo modo. Ma io non credo che ci sia bisogno di ricorrere alle pressioni, anche adesso non conosco la realtà di Rieti, però io credo che una pressione laddove ci sono degli interessi ben definiti c'è sempre. C'è sempre un soggetto scomodo da allontanare, c'è sempre un soggetto comodo da favorire. Io questo che credo che è il gioco delle cose, insomma, tutto sommato, sempre pressioni. Insomma, questo è il nostro mestiere, che oggi ormai, lo dico a chi non fa parte di quei 600 colleghi che continuano a sfornare ogni anno promettendo poi di trovare il posto, oggi credo che chi vuole fare il giornalista dal web, eccetera, sarà una buona raccomandazione, non entra in nessun giornale, quindi anche quella è un'opera di pressione. Perché il talento oggi non interessa più nessuno, anzi, il talento rende indipendenti, la cultura rende indipendenti, quindi bisogna allontanare dall'informazione quei soggetti. Quindi si preferisce sempre un po' di deficienti, ne ho conosciuto di tanti che occupano oggi, voglio dire, fanno share, non parlo di Vespa, però dico tanti altri. Quindi non lo so, io credo che la pressione ci sia, è il gioco delle parti. Bisognerebbe tentare di ricostruire le regole del gioco. Direi che abbiamo parlato dell'espansione, diciamo, dei tentacoli della mafia al nord, quindi non solo nelle zone, diciamo, caratteristiche di provenienza della mafia. Secondo voi anche una città come Rieti potrebbe essere toccata dal fenomeno mafioso? Cioè, proprio, te lo dicevo prima, abbiamo avuto un esempio molto preciso, la mafia fa quel tipo di operazioni che vi dicevo prima, fa affari, in quel caso ha fatto affari con i rifiuti tossici. Rieti è un tentacolo, voi sapete bene che Rieti è, voglio dire, si trova in un crocevia del passaggio della droga tra le province dell'Aquila, Terni e Roma. È solo un punto di passaggio, non credo che esista qui un sistema di gestione, ma sapete bene quanta droga giri a Rieti, insomma. Non vedo altri grandi affari, voglio dire,
alcune sono leggende metropolitane, a Rieti non è che si paga il pizzo, almeno immagino, spero. Perché Rieti anche economicamente non è molto attraente. A quello volevo arrivare, infatti. Voglio dire, la mafia sta dove sta, dal sud, dalla Sicilia, ci ha saltato a pie pari, è arrivata a Milano. Oggi, ecco, la mafia... E sa bene fare gli affari, ecco, la mafia ha messo le mani nei trasporti dell'Expo, ma chi è che pensa ai trasporti? Sapete, la mafia sulla costruzione del ponte di Messina, tutti pensavano, vuole costruire il ponte, la mafia non gli interessa costruire il ponte di Messina, la mafia ha messo gli occhi sugli sterri, che valevano miliardi di euro gli sterri, è una cosa che non si controllava, non era sotto gli occhi di nessuno, non gliene importava nulla di costruire un'opera ingegneristica gigantesca, di qualità, perché noi gli importava di fare il ponte che poi cadeva. Sì, che peraltro avvicinava. Gli sterri, l'Expo, è una cosa che gli interessa, ecco, sono i trasporti, e già hanno arrestato metà persone. Io sono stato a Milano l'altro giorno nel contesto dell'Expo per parlare di una mostra che dovremmo fare su Strampelli in quel contesto, ma insomma lì in quella zona si parla solo di Expo ovviamente in questo momento. La cosa che indigna, sapete, hanno arrestato già un sacco di gente, i vertici, è che è questo paese, porca miseria, è chiaro che dopo ci collocano quantomeno a metà classifica, ma è possibile che non c'è mai un evento, una situazione dove non ci sia un bel po' di gente che finisce in galera? E state attento che finiscono in galera persone che non guadagnano 1200 euro al mese, si tratta di persone che guadagnano già di per sé normalmente decine di migliaia di euro al mese, e nonostante questo poi vengono sempre pizzicate, no? Così a rubarne altri, e questo francamente ci pone in una condizione di marginalità. Dico questo, chissà quanti di voi ricorderanno le numerose visite del giudice Falcone a Rieti, quando alloggiava nel vostro carcere qui, no? Quindi qualcosa c'era. Voglio ricordare a tutti che Rieti diventò in un certo periodo degli anni 70-80 la zona in cui venivano riposti al soggiorno obbligato determinati soggetti, che tuttora con la protezione dello Stato e con nomi e cognomi che non hanno niente a che vedere con le carte d'identità che c'erano un tempo, hanno messo qui le radici, lavorano, hanno le cooperative, le famiglie, le mogli, eccetera, probabilmente sotto casa di qualcuno di voi nessuno se ne accorge. E anche questo significa che questa città è stata eletta un po' dopo gli scandali dei servizi, no? Ti ricorderai i broccoletti, eccetera, però, insomma, che ancora mi pare che siano in zona. È tornato. Si diverte in qualche modo. No, viva il più bello di prima. Ma cos'è? Un cartrodono qua? È suo, eh? Sì. E quindi mi dite, mafia non c'è? Certo che c'è, come no, ci mancherebbe. Però qui ha ragione anche lui, è una mafia di stallo, cioè è una zona di transizione, non ci sono grossi affari, se non nelle aree adibite a rifiuti, eccetera, eccetera, perché quello poi il grande affare è quello. Milano, io sono da 3 anni in Lombardia, in provincia di Pavia, che è la zona più alta di penetrazione mafiosa, circa il 93% della 'ndrangheta ha preso possesso di tutto. Qualche volta c'è gente che mi dice, ma il riso si può mangiare, guai a voi, conviene il riso che viene dall'estero, perché ci sono alcune cose che non posso dire, però si sono appropriati anche delle risaie. Insomma, laddove c'è l'affare, la mafia è presente, senza alcun dubbio. E non significa che a Rocca Cannuccia, perché a Rocca Cannuccia un paesino di 100 abitanti, non ci debba essere affare mafioso. Sì, a Rocca Cannuccia sono 10 ettari di territorio che nascondono una zona alla vista di tutti e può essere utilizzata per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, là sicuramente c'è un'azienda in ordinario. Una brevissima riflessione, più che una domanda. Indro Montanelli diceva che in Italia la libertà di stampa c'è, sono i giornalisti che spesso non la usano. Che lo gira al allora, rimetto a voi. All'editore bisogna dire. Ah, ecco, perfetto. Lui solo può rispondere.